punto per punto che il denaro è un'allucinazione collettiva. L'Italia è il paese che ama, è il paese che ama, è il paese che ama, è il paese che ama. Qui ho le mie radici. Eacula precocemente l'impero. Tornano i vecchi testamenti. Gli stati mostri si avventano sui regimi fascisti. Lo spettacolo si presenta come un'enorme positività. L'Italia non sarà come l'avranno fatta i governi, ma come l'avrà fatta la televisione. Stiamo affondando nella merda. Oggi, per instaurare un regime, non c'è bisogno di una marcia su Roma, o di un incendio del Reichstag, o di un golpe sul palazzo d'inverno. Bastano i cosiddetti mezzi di comunicazione di massa. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Signori, l'italiano libero non è altro che un italiano che l'ha fatta franca. Ciaci! Perché meno del 15% di voi legge giornali o riviste, perché l'unica realtà che conoscete è quella che ricevete dalla televisione. Sassi! E poveri noi, se cadesse nelle mani degli uomini sbagliati. Sassi! C'è stato qualche inconveniente tecnico e l'intervallo è durato 5 anni. In una società che è chiaramente contro la libertà dell'individuo, ma che preferisce il malgoverno, la malavita, la camorra, la partitocrazia, e che ostacola la stessa scientifica, la cultura. Chers amis lointains ou très proches, abitants de tous les pays e de tous les continents, infinita tristezza. Dans quelques minutes. Dominata dalla burocrazia, dalla polizia, dalla ricerca delle menzogne, dalla tribù, dagli scrittori del tribù, dagli ordinari scrittori, dagli centesimi di la vita nell'attente di questo momento. L'educazione ricevuta è stata avere, possedere e distruggere. Io ho soltanto che prima dovete incazzare. Svegliatevi italiani, brava gente. Solo un emittente, pure la quindi io voglio che voi siate in giro, girano tutti allegramente, urliate solo la camicia nostra firmata, tutto questo non c'è più, ti senti sul pavimento e la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera.